i piedi che non profumano ma emettono un cattivo odore e la commessa che li sente. Buongiorno a tutti carissimi utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi qui con voi mi trovo per affrontare un nuovo tema, un tema che ha a che fare con una mansione lavorativa. Qual è questa mansione? Colui o colei, l'addetto o l'addetta, che va a aiutare il cliente o la cliente per quanto riguarda la scelta delle scarpe. Questo significa che esistono, come ben sapete infatti, questi tizi, queste persone, no? Che sono o uomini o donne, che hanno il compito di andare a aiutare il cliente o la cliente nell'indossare la scarpa. Quindi magari si reca il logo, no? Dal cliente o dalla cliente e chiede: ha bisogno di qualcosa? Sì, guardi, ho trovato questo paio di scarpe, no? Mi può aiutare, no? A metterle, a inserirle, no? E cosa succede? Succede che ovviamente il cliente o la cliente va a togliersi le scarpe che aveva per provare quelle, e a volte, ma non sempre chiaramente, si possono verificare dei piccoli problemi, dei problemi di natura olfattiva. Perché? Perché magari quel cliente o quella cliente purtroppo di fatto ha i piedi che emettono un cattivo odore. Ora, non è un reato, non è una cosa brutta, non è una cosa di cui stare male oppure vivere peggio, perché è una cosa che capita, non è che tutti hanno piedi puliti, profumati, probi, perfetti e via di seguito. Ci sono anche uomini, ma anche donne, che hanno purtroppo questa caratteristica, e cioè che hanno praticamente i piedi che non emanano un buon odore. Non ci si può far nulla, ma al massimo ci si può lavare i piedi, ci si può mettere in condizione di lavarli almeno una volta al giorno, se non due, e evitare, diciamo così, di utilizzare delle calzature troppo compressive, troppo che comprimono il piede. Perché? Perché infatti vi ricordo che se il piede non respira va incontro all'acquisizione di un cattivo odore. Questo perché? Perché chiaramente il piede deve respirare. Mio nonno, la buon'anima, paterno, che è morto a 91 anni, quando io mi ricavo ogni sera da lui e dalla mia amata nonna, mi faceva una battuta che io ancora ricordo perfettamente, che poi battuta non era. Mi diceva: "Ni, caccia di sti pedalini". Che significava? Che significa nel dialetto sambidese, no? Ma nella lingua italiana corretta, fluida. Ni sta per ninetto. Cacciate significa togliti, i pedalini significa i calzini. Cioè togliti i calzini perché il piede ha da respirare, va bene? Cioè i piedi devono respirare, ok? Quindi, e mio nonno aveva ragione, mio nonno era una roccia, era la roccia, no? Era un pilastro, beh. E il mio amato nonno aveva perfettamente ragione, perché? Perché i piedi devono respirare, i piedi, vuoi o non vuoi, devono respirare. Se infatti voi andate ad indossare, ripeto, calzature che vanno a bloccare il vostro piede, i vostri piedi, voi bloccate la respirazione del vostro piede, dei vostri piedi. Conseguentemente parlando, vi ritrovate piedi che purtroppo andranno ad emanare, o meglio ad emettere, un cattivo odore. Punto e a capo. La colpa non è di nessuno. La colpa forse, se di colpa si può trattare, è derivabile dall'uso di scarpe troppo chiuse. Punto e a capo. Utilizzate scarpe aperte. Scarpe che vi diano, che vi forniscano la possibilità di far sì che i vostri piedi possano respirare. Fate respirare i vostri dolci e amati piedi. Punto e a capo. Va bene? Ora, quindi può capitare che il commesso rimanga esterrefatto, no? Davanti, bicocita, a quei nauseabondi odori, ho sentito i piedi non proprio del tutto profumati, caro dottor Vespa. Ma nonostante questo si va avanti. Ora, quale reazione potrebbe avere un commesso che va ad aiutare il cliente o la cliente e magari si trova dei piedi che non profumano? Una reazione brutta, negativa, ostica, difficile da gestire, però, come si dice, i soldi vengono prima di tutto, per soldi
una persona addirittura venderebbe l'anima al diavolo, di conseguenza ne viene fuori che quella persona, che quel commesso o quella commessa, davanti a un bello stipendio mensile, dice: ok, va tutto bene, non mi interessa se difetto, i piedi non odorano, non profumano, mi basta ricevere il mio dolce e amato stipendio, punto. Io per esempio questo tipo di lavoro non saprei svolgerlo perché non ho competenze, sì, mi posso mettere in condizione di far indossare scarpe a uomo e donna, donna e uomo, però per sentire se quella scarpa effettivamente parlando calzi, entri e stia bene ad una persona, ad un cliente, ad una cliente, non lo posso capire. Sì, posso spingere sul ditone, no? sull'alluce, però più di quello che posso fare, perché poi la persona deve essere lei stessa a indossare quella scarpa o quelle scarpe e rendersi conto se effettivamente parlando può andare bene oppure no. Io posso limitarmi a fare l'aiutante, sì, come posso fare effettivamente parlando, ma poi deve essere la persona che deve calzare quelle scarpe, percepire se vanno bene oppure no e sentire lui stesso o lei stessa, appunto, a capo, va bene? Comunque, quando capitano questi eventi, ci sta, fa parte della vita, e al tempo stesso mi chiedo e vi chiedo voi come agireste, come fate. Davanti però a un autostipendio ci sta, dice: ok, mando giù il boccone amaro, mando giù l'odore nauseabondo, l'odore che purtroppo non è piacevole, non è buono, davanti ad una condizione economica di tutto rispetto, punto e capo. Bene, ovviamente sappiate che le mie sono opinioni, le mie, non sto dicendo che chi fa questo lavoro sia di serie B, però io per esempio avrei difficoltà anche per quanto riguarda l'ambito dell'odore che i piedi possono andare ad avere. Poi ogni tanto mi chiedo, ma pensate se esistono questi uomini, no? Che amano molto i piedi, cosiddetti feticcio, no? Hanno questa, chiamiamola, condizione, no? Magari svolgono questo lavoro, come fanno a reprimersi? Come fanno a stare calmi? Come fanno a tenere a bada i loro impulsi o meglio i loro istinti? Ecco, domanda a cui mi auguro qualcuno di voi risponderà e riuscirà a trovare una degna risposta. Bene, il video termina qua, dal vostro Leandro, conoscitore italiano è tutto, guardate il magnifico panorama della campagna italiana, o meglio della campagna laziale. Ciao a tutti, una buona giornata a voi. Ciao.